Ma secondo voi si può utilizzare un pannello LED comprato in un negozio di fai da te? Lo vediamo in questo video. Bene amici, sapete che ormai io vi ho abituato bene perché sono in giro sempre per nuovi acquisti, soprattutto in quest'ultimo periodo, sempre in giro per negozi di fai da te perché sto, come molti ormai sanno, mi sto spostando a un nuovo studio, un studio più grande che presto vedrete, farò qualche spoiler. Man mano che riuscirò a portarlo in maniera concreta. E ieri ero in giro per Leroy Merlin e ho trovato questo pannello LED a 29,90. Ho detto no, fighissimo da prendere, un 60x60, un pannello sottilissimo, 40 watt, quindi qua lo dà per 4350 lumen, quindi io l'ho visto acceso, mi dava una buona. Mi sembrava molto performante come tipologia di LED. Ho detto per 30 euro proviamolo. C'era anche la versione da 60 euro con telecomando e possibilità di cambiare il calore quindi gradi Kelvin, in sostanza lì non li chiamava così, però si poteva modificare luce bianca, luce calda, luce fredda e una serie di luce colorate. A me non serviva e quindi ho preso la versione da 30 euro. Molto interessante perché si può fissare con delle staffe a una parete o comunque a un ulteriore pannello magari più rigido e perché no, probabilmente anche ad una staffa per poterlo mettere su un cavalletto, quindi uno stativo e utilizzarlo magari come pannello per illuminare, magari come in questo caso per fare video, a differenza dei LED che sto utilizzando adesso. L'ho trovato interessante perché può essere appoggiato a piano come lo vedete qua. Quindi magari per fare delle riprese di illuminazione, magari anzi sicuramente per vetri, quindi bottiglie, bicchieri, cocktail, cose particolari, essendo 60x60 ha già una buona inquadratura, no? Per quanto riguarda la ripresa con appunto anche solo con un 50 mm senza dover andare a prendere la parte della cornice, perché comunque ha una cornice perché è ideato per altro. Questa è una cosa per illuminare lo studio, per illuminare la casa. Però volendo si può anche utilizzare come pannello di retroilluminazione, quindi posto in questo modo, quindi coprendo il mio faccione, vedete, e poggiando davanti magari una bottiglia, quindi una bottiglia illuminata, cioè scusate, appoggiata a un ripiano, quindi al di fuori di quello che è la cornice per retroilluminarlo. Ma apriamolo, io non l'ho ancora aperto, ho aspettato voi perché volevo fare una sorta di unboxing. Prendiamo il nostro fantastico cutter Amazon Basic per avere tra le mani il nostro nuovo LED e vediamo che cosa combiniamo. Poi tra l'altro io vi farò vedere anche on set quello che verrà fuori. Se magari ho preso una cretinata, così ve lo dico, ragazzi, evitate di spendere 30 euro, oppure se vi serve per la casa sì, ma per la fotografia lasciate perdere, oppure magari è una genialata ed è oppure è una cosa interessante a livelli normali senza gridare al miracolo. Io l'avevo già visto ed è interessante come è fatto, come è strutturato. Vedete che è molto sottile, mi pare sia un 8 mm, forse anche meno. Dai 7 agli 8 mm, vedete? Si vede? Sì, speriamo di non fare danni. Ok, all'interno della scatola abbiamo fogliettame e abbiamo l'attacco abbiamo le staffe e abbiamo l'attacco diretto per poterlo illuminare in pratica, quindi con i suoi mammut. Una cosa che speravo ci fosse il trasformatore per poterlo attaccare direttamente, un po' come il trasformatore dei LED. La cosa che voglio farvi vedere è appunto lo spessore, è pazzesco perché praticamente lo potete tranquillamente anche solo appoggiare senza fissarlo a una parete per fare la retroilluminazione e poi non so se si vede, ha il suo pannello frontale per una sorta di praticamente una plafoniera per diffondere
diffondere la luce. Quindi è già diffusa, quando l'accendiamo, infatti io quello che ho visto era molto morbida e l'ho trovato molto interessante. Inoltre la cornice è bianca, quindi anche fotograficamente, una volta illuminato, si può tranquillamente coprire senza avere grossi problemi. Ecco, fosse stata una cornice già sul grigio o nera, avrebbe dato magari qualche problema in più dal punto di vista fotografico. Quindi io direi di andare sulla parte del set e vedere come si comporta, sempre se riesco a accenderlo. Eccoci qua alla parte un po' più complicata del fai da te, niente di grave perché siamo riusciti a farlo abbastanza facilmente. In pratica ho trovato un cavo che avevo già, quindi un semplice cavo con più e meno, l'ho inserito qua nella parte del mammut. L'ho isolato bene per evitare problematiche. All'interno poi c'è anche un cappuccio, che è questo cappuccio blu, e anche da questa parte io l'ho isolato con il nastro isolante per essere più sicuro, per fissare il tutto e quindi senza problemi. Già che ci siamo, vi faccio vedere velocemente comunque la qualità del prodotto. Non è un prodotto resistentissimo, è molto sottile, quindi tende a piegarsi. Bisogna fare attenzione a come lo si utilizza. È chiaro che per una ripresa, per comunque delle fotografie indoor, è più che buono. Sarebbe già complicato da poterlo utilizzare, a meno che non abbiate un assistente che ve lo tenga in stile pannello, che è molto interessante perché fa veramente una luce morbida, morbida, molto bella da vedere. Ma adesso vediamo insieme, vediamo la parte delle foto del set. Eccoci alla parte del set, chiaramente. È una prima impostazione, vedete la bottiglia? Io la bottiglia l'ho praticamente appoggiata perché la parte della nostra cornice è appoggiata a terra, è un po' come se fosse la ripresa in zenitale, vedete che è appoggiata ed è a primo impatto molto molto interessante perché ci ritroviamo con un pannello di 60 cm per 60 cm. Si può ottenere, adesso sto cercando di illuminare per farvi vedere anche la fantastica etichetta della cantina Poggiocavallo, che è uno dei miei produttori che fa parte della Cipografia Italia e che dovrò fotografare. Vediamo se riesco a illuminarla. Ok, per avere un po' una ripresa maggiore. Bene, dicevo, abbiamo questo pannello 60x60 decisamente semplice da usare perché una volta attaccato alla presa di corrente non ha bisogno di altro, quindi va appoggiato, si settano tutti i parametri di scatto e si può fotografare. Adesso io l'ho messo qua in zenitale, quindi per una comodità, se no si può tranquillamente appoggiare al muro, quindi appoggiare da questa parte sulla parte frontale e mettere in piedi la bottiglia, chiaramente in questo caso un po' appoggiata comunque a uno spessore, a un rialzo per far sì che venga fuori al di fuori della cornice, altrimenti non illuminerebbe nella maniera giusta. Non vedo l'ora di provarla sul campo, quindi di fare uno scatto con questa illuminazione e vi farò vedere poi il risultato finale. Eccoci alla parte finale. Io ho fatto alcuni scatti di prova. Questo è un RAW praticamente non sviluppato. Vedete che ho messo anche un appoggio così giusto per provare, per capire come poteva essere la retroilluminazione. Qua ho usato un leggero pannellino argentato per illuminare, fare un'illuminazione di riempimento. Chiaramente non c'è l'illuminazione del collo, quindi è praticamente basica. Però quello che mi interessava era capire il tipo di sfumatura ed è pazzesca ed è perfetta, perché a differenza dell'illuminazione che uso io, con il LED e il diffusore dietro, questa ha una luce omogenea perché ha il LED praticamente all'interno di tutto il pannello, quindi la luce non è che arriva dal centro e si diffonde come sul pannello quello pieghevole che utilizzo di solito, ma in questo caso è come se fosse una parete luminosa, quindi ci sarà sicuramente, io adesso non l'ho aperto, ma all'interno ci saranno delle strisce di LED di quelli piatti, che creano questa illuminazione molto molto interessante. Vedete qua la sfumatura nera e questa sfumatura qua è molto bella. Io poi adesso in questo caso l'ho avvicinato molto, però potrei fare anche delle ulteriori prove, magari allontanandolo la sfumatura nera tende ad aumentare e quindi sicuramente farò
nuove prove, poi cambierà sicuramente da bottiglia a bottiglia. Ci sarà sicuramente da divertirsi, molto molto bello. Quindi, che dire? Consigliato o non consigliato? Beh, direi di sì, consigliato e promosso quasi su tutti i fronti. Diciamo che per 30 euro è un acquisto decisamente buono, è un best buy se vogliamo, perché comunque si comporta bene, avrà sicuramente dei consumi ridotti perché è un 40 watt, la luce è soprattutto omogenea, è la cosa che mi piace di più. E quindi questi sono i pro. I contro sono magari il fatto che non è comodissimo perché non è studiato per lavorare nello still life o lavorare in studio. Con un po' di capacità di fai da te si può tranquillamente realizzare qualcosa di più semplice da muovere, da spostare. Se si è capaci anche un po' con l'elettronica, anche quella basica, magari si può addirittura mettere un dimmer per diminuire un po' l'illuminazione, anche se direi che non è proprio il caso, perché 40 watt diciamo che sono forse ai limiti, perché di meno non avrebbe molto senso, e secondo me può tranquillamente essere con un'illuminazione fissa. Al massimo si può mettere un interruttore per spegnere ed accendere senza dover ogni volta togliere la presa di corrente. In più ha dei materiali senza infamia e senza lode, perché non ha dei materiali premium, ma neanche di scarsissimo livello, perché è alluminio e plastica, quindi direi buono. Attenzione, fate attenzione a non caricare troppo perché è comunque molto sottile. La cosa buona del fatto che sia sottile è che è comunque leggero, quindi è facile da poter appendere, addirittura magari con delle grosse pinze o con magari delle cose magnetiche, delle calamite, si può fissare in alcuni punti. Sarebbe anche bello poterne comprare più di uno, magari averne due o tre per fare una sorta di tavolo luminoso. Peccato questa cosa delle cornici che creerebbero delle bande centrali. Però, perché no? Potrebbe essere qualcosa di creativo, prenderne tipo tre e fare una banda luminosa da 180x60. Quindi una cosa decisamente grande e interessante, però con queste bande in mezzo per creare qualcosa di creativo. Ecco, lì vedete voi in base alla vostra le vostre idee, le vostre capacità creative. Detto questo, io lo consiglio vivamente. Fatemi sapere se la cosa vi è piaciuta, se vi è interessata. Se vi interessa, volete saperne di più, scrivetemi a tutti i miei contatti, nei miei canali, e vi darò le varie in base ai vari sviluppi con i lavori che sto facendo con questo nuovo giocattolino. Detto questo, io vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima puntata con Still Life e dintorni. Alla prossima!